Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi puntata 9 della rubrica Un esercizio di logica al giorno, togli il test di torno. Oggi farò vedere come si risolvono tre esercizi di logica tratti dal test di ammissione o da concorsi, dalla logica dei concorsi pubblici. In particolare questi tre esercizi li ho pubblicati sulle mie storie di Instagram. Se ancora non mi segui su Instagram, trovi il link sotto in descrizione per seguire la mia pagina. Allora, partiamo dal primo. In una gara Sara ha battuto Giovanni. Giovanni non si è classificato primo. Luisa non è stata ultima. Daniele è stato battuto da Giacomo e da Luisa. Giacomo è rimasto indietro rispetto a Giovanni. Chi ha vinto? Questo è un classico esempio di problema di ordinamento. Come si risolve? Il mio suggerimento è quello di creare sempre, diciamo, una linea di ordinamento dove vado a definire, ad esempio, qui quelli che stanno più dietro e qui quelli che stanno più avanti. Una volta creata questa linea, sulla base delle informazioni vado a collocare le persone. Allora, ad esempio, Sara ha battuto Giovanni, metterò Sara più avanti rispetto a Giovanni. Giovanni non si è classificato prima e questo già è coerente con l'ordine che ho creato qui nella soluzione. Luisa non è stata ultima, infatti Luisa è nella mia soluzione la terza. Daniele è stato battuto da Giacomo e da Luisa, quindi ci devono stare due persone dopo Daniele, infatti mettiamo Giacomo e Luisa dopo Daniele. Giacomo è rimasto indietro rispetto a Giovanni, quindi Giacomo deve stare prima di Giovanni, quindi tutto coerente. Vado a costruire questa linea e vado a inserire i nomi secondo gli ordinamenti che mi vengono definiti. Quindi ci chiedeva chi ha vinto Sara. Quest'altro esercizio di logica, questo è un esercizio molto semplice, però c'è un trabocchetto, infatti in tanti lo sbagliano. Questo vi fa anche capire che bisogna stare molto molto attenti quando si legge la traccia, perché il trabocchetto ovviamente è dietro l'angolo. Per numerare tutti i numeri civici di una strada con 100 case, quante volte si utilizza la cifra 9? Ad esempio si utilizza la cifra 9 per fare il numero civico 19, devo utilizzare la cifra 1 e la cifra 9. Ma anche per fare il numero civico, che ne so, 59 ad esempio. Lui ci chiede se le case hanno i numeri civici da 1 a 100, quante volte utilizzerò il 9? In tanti, anche su Instagram, hanno risposto 11. Tante persone poi invece hanno risposto 12, ma la risposta corretta è 20. Perché? Perché succede questo? Le case sono 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. Allora, mentalmente uno è portato dopo l'89 a dire ok, 99. Questo è il motivo per cui tante persone avranno risposto 11. Poi magari qualcuno ci ha pensato e ha detto ok, nel 99 ci sono due 9 e ha risposto 12. In realtà però non devo dimenticare ovviamente 90, 91, 92 e così via, quindi tutti i numeri civici della decina del 9, anche quelli richiederanno l'utilizzo della cifra 9 per essere costruiti. Quindi la risposta corretta ovviamente è 20. Ultimo esercizio, concludo una gara al nono posto, in seguito il terzo concorrente viene retrocesso al nono posto, dopodiché il dodicesimo viene spostato all'ottavo posto. Qual è la tua posizione finale? Quindi abbiamo una graduatoria. A un certo punto il terzo concorrente viene retrocesso al nono. Il nono era occupato da me, però adesso si è liberato un posto sopra, quindi tutte le persone salgono, io divento ottavo e il terzo concorrente prende il mio posto, quindi io vado a diventare l'ottavo. Se invece poi succede che, come ci dice il dodicesimo, viene spostato all'ottavo posto, quindi dove stavo io, stavolta il posto vuoto si è creato in basso, quindi tutta la classifica scende, io scendo, ritorno il nono e quello che stava al dodicesimo diventa lui l'ottavo. Quindi quando il terzo concorrente viene retrocesso al nono, io divento ottavo. Quando il dodicesimo viene promosso l'ottavo, io ritorno il nono. Quindi alla fine io rimarrò al nono posto. Cosa devo ricordare di questo esercizio? Che appunto se il posto si libera sopra, tutti i nomi salgono. Se un posto si libera sotto di me, tutti i posti scendono. Quindi la risposta ovviamente è 9.
Se ti è piaciuto questo video, lasciami un bel like, non dimenticare di iscriverti al canale in modo tale da ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un video e dai un'occhiata anche agli altri miei canali social. Ciao, ci vediamo al prossimo video.